tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi è un nuovissimo video a tema unghiette, ma come sempre prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo video, che vi ricordo esce ogni martedì, ogni venerdì alle ore 14:30, e vi ricordo anche, se vi va, di seguirmi su Instagram, che vi lascio riferimento qui e il link diretto nel box informazioni. Detto ciò, oggi nuovissimo video a tema unghiette perché mi è arrivato un pacchettino che stavo aspettando da qualche giorno da parte di Born Pretty. Come sapete, sono qualche mese che collaboro con questa azienda e questa volta mi hanno inviato dei prodotti direttamente dal loro store, non dallo store di Amazon. Quindi sono arrivati un pochettino in un tempo più lungo i prodotti questa volta. Non mi ricordo esattamente, ma secondo me, anzi, potrei risalire dalle email. Ho fatto l'ordine il 26 maggio ed è arrivato questa settimana, che comunque oggi è il 26 giugno, mi è arrivato qualche giorno fa, comunque teniamo un mesetto. Sono dei prodottini sempre per le unghie che andremo anche a provare insieme oggi su mia mamma, la cavia, sempre cavio, io, il mio moroso, mia mamma. Comunque le ho anche stesi su Tip, comunque ora adesso vi faccio vedere tutto. Ci sono dei prodottini molto interessanti e molto particolari. Innanzitutto parto dal dirvi che se volete acquistare qualcosa vi lascio il link diretto nel box informazioni al loro sito e anche il mio codice sconto, ve lo metto anche qui in sovraimpressione, che è Nicole10, per avere un 10% di sconto sui vostri acquisti. Comunque, il primo prodotto che ho scelto è un sigillante per il semipermanente. Io quando faccio il gel ho il mio amato Aqua Gloss, che non sostituirò mai, ma quando faccio il semipermanente uso base top di Passione Unghie sempre, ma non mi soddisfa fino in fondo. Questo qui mi ispirava troppo perché prometteva di avere 40 giorni di durata, cioè cosa? Più di un mese di durata? Lo andremo a provare, non in questo video, lo andrò a provare su chi se non sul mio fidanzato, perché io, mia mamma e mia sorella facciamo tutti il gel e quindi devo assolutamente vedere se è vera questa cosa. Comunque la confezione è molto carina perché vi arriva in questa confezione di cartone che si tira fuori e c'è il prodotto. La bottiglina è tutta nera, sono 15 ml di prodotto, quindi classiche quantità dei prodottini di base e sigillanti, e il pennellino è trasparente e piatto, semplicissimo, sembra di una giusta densità, però questo devo andare a provarlo e vedere se effettivamente dura così tanto come promette. Poi mi è arrivato, partiamo da questo, che io sto registrando questo video oggi che sabato andrò a fare le clip delle unghie, domani domenica, e quindi non so ancora che nail art andrò a realizzare con questi prodotti, però questo credo di usarlo. È il famosissimo, che io non avevo, attenzione, Spider Gel. È un gel che si utilizza per le decorazioni, per fare questo tipo di decorazioni, che adesso vi faccio vedere, ho fatto una prova su Tip per farvi capire. Comunque un gel che fila molto, filerà anche adesso ad aprirlo. Ah no, perché è sceso il coso. Ok, vedete quanto fila. E non è appunto un gel che si utilizza come gel color, ma è un gel che si utilizza per fare delle specifiche decorazioni. A me è arrivato nella tonalità Ice World, quindi argento. Non ho nessun colore di questi gel, non li ho mai provati, quindi devo prendere su anche un po' la mano su fare questo tipo di decorazioni. Però insomma, come avete visto dalla tip, queste sono le tipi di decorazioni che si possono realizzare, ma si possono fare sia quelle geometriche, sia queste qui che girano, mille cose si possono fare, potete prendere spunto anche da internet e vedere come realizzarle. Io ho messo la base nera, ma potete mettere la base che volete, ed era troppo che volevo provare questo prodottino, quindi super curiosa. E comunque top, perché tutti i prodotti, oltre che essere super sigillati loro, vengono messi anche tutti all'interno di queste bustine, quindi i prodotti sono ben tenuti e ben sigillati. Dopodiché abbiamo tre smaltini. Questo qui è un semplicissimo semipermanente, io l'ho scelto, ci sono veramente tantissimi colori disponibili dei loro semi. Io ho scelto la tonalità Languid Purple, che è la BWH39, ed è praticamente a base trasparente, come potete vedere benissimo qui dalla tip, e con dei micro glitter e delle paillette fucsia. Utilizzo di solito sopra un colore, non senza niente, perché appunto essendo a base trasparente preferisco sempre ben coprire l'unghia. Comunque questo qui è il colorino, anche questo qui non penso di andare a utilizzarlo, anche perché gli altri due mi ispirano molto di più. Abbiamo poi appunto questo qui, che è un reflective glitter,
Io l'ho preso nella tonalità FBS04 Idyllic World. Questo è un semipermanente super glitterato, anche a base rosata, super coprente perché questo va a coprire benissimo l'unghia, e particolare perché quando fate una foto col flash si illumina e diventa, appunto, come dicono loro, riflette, tipo catarinfrangente, insomma. Quindi è super carino, non avevo niente di simile, quindi questo top. Credo di andare ad utilizzarlo se riesco ad abbinarlo, appunto non so ancora cosa andrò a realizzare a mia mamma, però il fatto che fai una foto col flash così, cioè bellissimo, tipo postare le unghiette alla luce naturale, alla luce del flash che cambia colore, io adoro. E un altro sempre con questo principio è il Cat Eyes, che mi hanno mandato nella tonalità Ramut Desert, credo sia questo, comunque 03, e anche questo sempre col flash cambia colore ed è un Cat Eyes argentato, però diverso dai Cat Eyes di Passione Unghie, perché questo è molto più glitterato, cioè sembra addirittura identico all'altro glitter, solo che potete passarci il magnete. Se non avete il magnete comunque potete trovarlo su un sito tranquillamente. E niente, in base a come voi avete la calamita, ho fatto un video a riguardo, comunque vi linko nella playlist Nails, in modo che possiate vedere il video che avevo fatto di quando mi ero fatta le unghie Cat Eyes lilla. Ho usato quelli di Passione Unghie, però il principio è lo stesso. Comunque in base a come muovete la calamita ottenete un effetto diverso. Però secondo me questo, anche senza calamita, può rivelarsi un ottimo argento. E appunto questo qui è magnetico. Quindi anche questi qui sono curiosissima di provarli, quindi vi lascio direttamente alle clip in cui le proviamo su mia mamma. Eccoci qui con le clip. Allora, parto col farvi vedere i semipermanenti dal boccettino bene da vicino, quelli che non andremo ad utilizzare. Questo qui è il glitter riflettente rosato, ve l'ho fatto vedere anche applicato su un'unghietta. Ovviamente ho steso una passata un pochettino più spessa del normale, perché di solito ne andrebbero fatte due, ma visto che io non ho voluto catalizzare, perché appunto poi almeno potevo toglierlo, ho steso una passata più spessa. Comunque, come potete vedere, il pennello si adatta perfettamente all'unghia senza farvi sbavare. È molto riflettente anche solo con le luci così della ring light, e devo dire che ha una densità giusta, né troppo denso né troppo liquido. Mi piace un sacco l'effetto, guardate come quando lo colpisce la luce come riflette, è stupendo secondo me. Dopodiché c'è questo qui, come potete vedere il packaging è identico, solo che qui c'è un cerchiolino che lascia intravedere dall'interno il colore com'è, quello tutto paiettato della linea della gamma tradizionale dei colori, questo qui. E steso rimane appunto a base trasparente, ma quello lo sapevamo già, infatti questo tipo di semipermanente preferisco metterlo al di sopra di un altro colore per dargli l'aggiunta delle pagliette, dei brillantini, perché a me lasciare l'unghia a base trasparente, nonostante io utilizzo un gel rosato quindi è bello omogenea, non mi fa impazzire, però anche così devo dire che l'effetto non è male, se a qualcuno piace, è proprio gusto soggettivo e ha tutti i riflessi arcobaleno. Ma partiamo con le unghiette vere e proprie. Vado ad utilizzare il Reflective Magnetic Gel, quindi quello lì argento magnetico, e lo vado a mettere sul mignolo. Sulle altre unghie ho già steso due passate di Summer Love di Passione Unghie, che è un bel rosa fluo. Comunque vado a stendere il magnetico qui sul mignolino, e anche questo qui, lo stesso pennello, stessa densità degli altri, mi piace un sacco, mi trovo bene con questo tipo di pennello, devo dire, anche se non è arrotondato, facilita la stesura. Faccio la prima passata, metto in lampada 30 secondi, poi preparo il mio magnete, il mio appunto di Passione Unghie, ma se non l'avete sul sito vi ricordo che lo trovate. Faccio la seconda passata e questa volta, prima di catalizzare, prendo il mio magnete che ho tolto dalla sua struttura e vado ad avvicinargli i laterali ai laterali dell'unghia e sposto, come potete vedere, la sfumatura come più mi piace. Dopodiché prendo lo Spider Gel, ve lo faccio vedere anche questo più da vicino, è questo qui super glitteroso, super argentato, e prendo un dotter, anche questo qui, se non l'avete lo trovate sul sito, e a questo punto vado a mettere l'unghia che voglio decorare sopra la confezione di gel, puccio il dotter, puccio è italiano, vabbè, immergo il dotter nel gel e vado a semplicemente poggiare il filamento che si crea sull'unghia. Come potete vedere fa tutto lui, era la prima volta che lo utilizzavo ed è stato semplicissimo. Io vado a decorare anulare e medio, quindi l'anulare vado verso il medio con questi decori nell'angolo, e per il medio invece faccio il contrario. Comunque continuo così finché il decoro non mi soddisfa, potete farlo come preferite. Io appunto l'ho messo lì nell'angolo per creare questa sorta di nail art e metto in lampada a catalizzare. Io l'ho lasciato 60 secondi, non so se asciuga anche in 30, però per sicurezza io lascio sempre 60 secondi in tutto.
Comunque vado a fare la stessa cosa sul medio, faccio delle linee più sottili, delle linee più spesse per variare un pochino, e dopodiché, questo è il risultato, vado a sigillare tutte le mie unghie. Appunto, ho utilizzato l'acqua gloss, non ho provato il loro lucido, ma perché preferisco provarlo e testarlo al meglio sul semipermanente. E questo qui è il risultato finale. È una nail art semplicissima da realizzare perché l'ho realizzata in 10 secondi, ma super d'effetto secondo me, e questo gel è super versatile perché potete realizzare davvero tantissimi tipi di decorazioni, anche dalle linee più sottili, più complicate, con queste vi vengono super sottili, super dritte. Nel complesso la nail art mi piace anche aver abbinato il cat eyes argentato sul mignolo, così che va a richiamare un pochettino quello che è il glitterato dello spider gel, e devo dire che io posso tenermi soddisfatta. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, se vi piacciono, e andate a dare un'occhiata anche al mio profilo Instagram perché ho postato le unghie e vi ho messo anche lì tutto il codice sconto eccetera. Vi ricordo che nel box informazioni vi lascio tutti i link diretti per tutti i prodotti che mi sono arrivati, se qualcuno fosse interessata. Quindi questo è il risultato finale, sarei molto curiosa di vederlo anch'io, visto che appunto per me sarà domani e non l'ho ancora viste, e spero siano uscite bene, spero di essermi trovata bene con questi prodotti, ma vi dirò tutto poi nel voiceover, così che saprò come mi sono trovata. E niente, quindi con questo è tutto, vi ricordo di andare giù nel box informazioni a dare un'occhiata al sito, che vi ricordo c'è anche il codice sconto se vedete qualcosa che vi piace. Appunto, sappiate che se ordinate dal sito loro proprio i prodotti arrivano ogni circa in un mesetto, 3 settimane, un mese, mentre se ordinate da Amazon ci sono meno prodotti però la consegna è più veloce, quindi sa voi poi in base a quello che vi serve. Mi sembra che mi hanno detto che questo è disponibile anche su Amazon. Oggi non è giornata, ho guardato, ho appena registrato il video che voi avete visto martedì, che chi l'ha visto saprà perché dico che non ho giornata. Ora mi cade il gel, basta, tagliamo, oggi non è giornata di video. Quindi con questo è tutto, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, attivare la campanella, di non perdervi nessun nuovo video, e anche di seguirmi su Instagram, anche perché lì la comunicazione è molto più diretta e vi faccio sapere anche lì come mi trovo con i prodotti a lungo andare eccetera. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate delle unghiette, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!